Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio portarvi un video che diciamo deve farvi da vademecum per poter affrontare questo periodo dei tots in maniera tranquilla, tra virgolette, sia per voi ma soprattutto per noi che siamo qui da quest'altra parte e ci ritroviamo soprattutto in live 7 giorni su 7 spesso ad affrontare le stesse domande. Come sapete, probabilmente quella dei tots è l'ultima promozione di FIFA 20, ma di qualsiasi FIFA in generale, ed è una promozione che insomma vede coinvolti praticamente tutti i campionati principali. Di conseguenza, andando a coinvolgere un numero così grande di giocatori, il mercato si ritrova ad essere investito da una massa infinita di giocatori che potenzialmente possono andare a essere titolari nei vostri team. Ma sappiamo bene che spesso e volentieri questi giocatori che escono durante questa promozione vivono e godono di un aumento di statistiche alle volte ingiustificato. Ma in che senso ingiustificato? Ingiustificato nel senso che spesso le statistiche che voi vedete sulla carta poi non vanno a rendere per quello che è effettivamente la carta in game. Faccio un banalissimo esempio. Visto che la promo è appunto fatta per andare a premiare quelle che sono le prestazioni dei giocatori durante l'anno, è chiaro che si vanno a boostare in maniera incredibile le statistiche. Però non dovete farvi tirare in inganno. Ad esempio, prendiamo caso in una Serie A, ok? Di un possibile Dzeko Toz, che non uscirà perché non uscirà, ma mettiamo caso un Dzeko Toz, ok? Quindi quel Dzeko Toz parte da un 60 di velocità, una cosa del genere, verosimilmente verrebbe portato circa all'ottantina e sicuramente anche i valori di agilità eccetera eccetera avrebbero un boost. Ma stiamo parlando comunque di un Cristo di 1,90 m dispari, che la versione base voi non andate a girare neanche se prendete una gru, lo prendete, poi lo girate di 360 gradi, lui è sempre lì fermo piantato. Quindi quello che è, diciamo, il criterio, il canone che deve guidarvi nell'andare a valutare questi giocatori è sempre lo stesso, ossia dovete innanzitutto andare ad analizzare quello che è il body type del giocatore, perché un giocatore dal 1,87-1,88 in su, anche con una buona agilità, farà fatica a girarsi. Primo, questa cosa fondamentale. Seconda cosa che dovete andare a valutare è il parametro della freddezza, perché spesso e volentieri la freddezza non riceve un boost o ne riceve comunque un boost minimo, quindi anche carte super boostate sulla carta, fortissime, ok? Poi andate a vedere 78 di freddezza e sapete bene che una carta con 78 di freddezza rischia di tradirvi quelli che sono i momenti chiave della partita e di conseguenza, a mio avviso, è una carta che va scartata. Cosa fare invece se una carta si mostra, cavolo, c'ha tutte le statistiche messe al posto giusto, c'ha anche un body type discreto, però magari la versione base era un 77 oro non raro? Cosa fare in quel caso, ragazzi? Cosa fare in quel caso? O ci siamo noi, appunto, che magari possiamo aver testato quella carta e darvi un feedback, ma credo che non ci sia cosa migliore in questi casi di prendere la carta, comprarla, provarla sulla vostra pelle e vedere se effettivamente vi trovate o meno, perché alla fine, raga, i giocatori sono soggettivi. Sapete benissimo che ad esempio io amo Dalglish, no? Ma per esempio mettetelo nelle mani di Principe, di Danilf, di Holly, loro con Dalglish non si trovano minimamente. Quindi alla fine poi sta anche alla soggettività di ognuno di noi andare a decidere se quella carta ci piace o non ci piace, ed è anche quello che è, secondo me, il diciamo l'anima del gioco, no? Prendere un giocatore, provarlo, assaporarlo, cercare di capire quali sono i suoi punti forti, i suoi punti deboli, eccetera. Però quello che dovete tenere veramente, veramente tanto a mente in questo periodo, secondo me, è il fatto che non dovete farvi buttare fumo negli occhi quando vedete queste carte dalle statistiche ultra, mega, iper pompate, cosa che però alle volte potrebbe non andarsi a tradurre in veridicità quando andate a utilizzare la carta. Un altro elemento fondamentale poi che dovete andare a considerare, come al solito, sono le 3 stelle skill e le 3 stelle piede debole, o 2 in giù, insomma, che vanno a penalizzare tanto, perché in un meta dove, appunto, ve l'abbiamo detto mille volte, quest'anno ci vuole tanta imprevedibilità, eccetera, eccetera, una skill, la possibilità di girarsi sia sul destro che sul sinistro e di poter tirare con la stessa efficacia, risulta essere veramente una cosa fondamentale. Quindi una super carta, 99 finalizzazione, 200 di potenza tiro, 400 di velocità, sì, ok, però se c'ha 2 di piede debole, poi, insomma, poca roba.
Un altro elemento, l'ultimo, fondamentale, è che spesso e volentieri, soprattutto quelli che escono per primi, ovvero quelli della community, si rivelano più o che altro degli ottimi super sub. Vedi ad esempio il Simon di turno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi potete anche decidere di valutarli in quell'ottica, se magari trovate picche, eccetera, eccetera, senza pensare di dover fare enormi stravolgimenti per mettere delle carte di quel tipo in squadra. Quindi io spero che riusciremo ad affrontare questo periodo in maniera tranquilla, senza farci prendere dalle paturnie quando uscirà Thorsby Tots, che avrà le statistiche migliori di Gullit, ma che poi in realtà vai a vedere chi è meglio, se Thorsby o Gullit. Quindi niente, il mio consiglio è questo. Io vi do appuntamento come al solito ogni giorno in live su Twitch dalle 12 alle 16, il weekend dalle 11 alle 16. E niente, spero che abbiate trovato utile il video. Un salutone, ragazzi.